La sfida è proprio innanzitutto uscire da stereotipi che spesso fanno più male di quanto si immagina. Spesso si discute dei fondi europei, se li stiamo perdendo, quanto ne stiamo perdendo. Tutta questa discussione è stucchevole, non solo perché non li stiamo perdendo, ma perché dovremmo interrogarci su come li abbiamo spesi, se vogliamo migliorare anche la qualità della spesa pubblica. In Sicilia abbiamo bisogno di sostenere la politica dell'insieme, con una battuta sostenere il condominio, non i singoli condomini, perché se sapremo valorizzare l'insieme, il pianerottolo di cui tutti noi abbiamo bisogno, allora anche i singoli condomini potranno beneficiare della loro attività e del saper creare ricchezza delle loro produzioni. Insomma, l'agricoltura deve essere un fattore dell'economia di questa regione, preoccuparci di sostenere la filiera piuttosto che il singolo segmento dell'attività produttiva. Allora, nella dimensione, come dire, di filiera è possibile creare valore aggiunto, che è quello che crea ricchezza. Su questo asse ci concentreremo nei prossimi giorni affinché il nuovo piano di sviluppo rurale, che è il più grande in Italia, abbia, diciamo, quella efficacia in grado di portare i nostri prodotti in mercati fino ad oggi inesplorati, ma non solo per commercializzare al meglio ciò che noi produciamo, ma anche trasformando ciò che noi produciamo, fare della filiera della trasformazione, quello che io dico, piuttosto che preoccuparci soltanto di raccogliere il petrolio, dobbiamo preoccuparci di fare le raffinerie, cioè di avere la capacità di trasformare il bene che noi abbiamo, che è appunto l'agricoltura, e farlo diventare cibo, qualità, sicurezza e gusto. Su questo terreno la Sicilia ha tanto spazio perché ha un brand unico in grado di conquistare segmenti di mercato fino a ieri inesplorati.